Amici sportivi, bentornati sulle nostre frequenze. Ci troviamo a Nerviano in occasione di una importante gara ciclistica, la 67esima Coppa Caduti Nervianesi, 16esimo Gran Premio Trattamenti Termici Nervianesi, un'azienda che ormai da oltre un quindicennio segue pari passo le velleità organizzative di questa società, l'Unione Sportiva Nervianese 1919, sezione ciclismo, che è stata anche premiata in passato con la medaglia d'oro al merito sportivo dalla CONI, società che è presieduta da Michele Mastro Simone, ma che ha tanti sportivi presenti proprio in queste operazioni per aiutare la società a meglio organizzare questa manifestazione che ormai è entrata nel vero e proprio DNA della località di Nerviano, località, ricordiamolo, in provincia di Milano. Stiamo osservando il momento della firma sul foglio di partenza da parte degli atleti che hanno deciso di partecipare a questa manifestazione. Molti sono i club di primissimo piano presenti, in totale saranno 146 gli atleti che apporranno la propria firma sul foglio appunto che ufficializza la loro partecipazione. Società che vengono da ogni regione, qui vediamo un atleta della General Store Medlago, una società veneta che ha buone possibilità di conquistare la vittoria. Poi abbiamo visto anche gli atleti della Colpa che qui con il numero 141 con la maglia di campione lombardo Paolo Colonna, e poi tanti altri che naturalmente andremo a conoscere nella cronaca di questa corsa. Vedete della Colpa il comasco Orrico e poi via via altri atleti, come abbiamo detto, che sono venuti qui a Nerviano per onorare gli sforzi organizzativi della Unione Sportiva Nervianese. Una corsa questa nata nel 1947 per volontà della locale sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con i mai dimenticati Zini Mezzanzanica e il Carletto, che in questo caso ci guardano dall'alto dei cieli. Sono due personaggi che ci hanno lasciato qualche stagione fa, ma che continuano a essere presenti nella mente e nel cuore dei dirigenti dell'Unione Sportiva Nervianese. A onorare la gara anche il presidente del comitato regionale lombardo, l'amico Bernardelli, e poi ecco che Silvio Pezzotta, direttore di corsa in primis di questa manifestazione, dà il via al trasferimento che porterà gli atleti nella piazza principale, piazza Libertà, piazza in cui verrà posto una, un vaso di fiori ai piedi del monumento ai caduti nervianesi. Una tradizione questa che viene rispettata da lontano 1947 e che naturalmente continua anche per volontà non solo dell'Unione Sportiva Nervianese, ma anche da parte dell'amministrazione comunale, che vede in prima fila il proprio sindaco Enrico Cozzi, accompagnato dall'assessore allo sport Roberto Pisoni. Ecco che la carovana colorata sta giungendo in piazza della Libertà e tra poco vedremo un piccolo corteo con due atleti che si sono prestati per di fatto andare a depositare la corona sul vaso di fiori, sul monumento ai caduti. Sono il vincitore dello scorso anno, Edoardo Costanzi, e invece l'altro atleta è l'unico dilettante di Nerviano che gareggia appunto tra i dilettanti. Stiamo parlando del numero 43, Luca Ferrario. Una cerimonia breve ma significativa, accompagnata
dalla banda musicale di Nerviano, una cerimonia che va praticamente a coronare questo momento di ricordo delle vittime per la liberazione del nostro paese, e poi naturalmente va a rendere onore anche ai corridori che ogni anno partecipano a questa importante manifestazione che va al di là del significato sportivo. Ecco l'assessore allo sport, abbiamo visto anche un ragazzo con la fascia tricolore, avremo modo di parlare di che cosa si tratta con il sindaco che si appresta a dare il via ai 149 partenti. Sindaco Cozzi, vabbè, forse ci ripetiamo tutti gli anni, ma comunque è sempre una grande emozione. Dare via una corsa ciclistica, ma soprattutto quella cerimonia che accomuna lo sport alla gente civile, cioè quella di ricordare il giorno del 25 aprile. Sì, è una giornata di sport straordinaria, unita ai valori di libertà e di giustizia, quindi è sempre un'emozione, e vedere questi atleti di altissimo livello che vengono a fare questo Gran Premio Liberazione per noi è davvero un'esperienza unica e una testimonianza importante, non solo per Nerviano ma credo per tutti noi. E oggi ancora una volta un giovane con la fascia tricolore, siete uno dei pochi comuni che ha il sindaco dei giovani, una perla per quanto riguarda il nostro punto di vista. Sì, sicuramente è sempre molto emozionante, anche i ragazzi, è proprio quello che cerchiamo di fare con le scuole, è cercare di educare i ragazzi ad impegnarsi per le loro istituzioni, il futuro è nelle loro mani ed è bene che comincino presto ad impegnarsi. Giuseppe Balladori, presidente dell'ANPI di Nerviano, colui che ha preso il timone in mano di due personaggi che hanno voluto nel lontano 1946 ricordare i caduti nervianesi con questa gara. Un compito che continua nel tempo, ma che deve continuare anche nel prossimo futuro. Io sono molto onorato di essere il presidente di questo comune, perché io ho svolto il partigiano nel Feltrino, nelle vette Feltrino in provincia di Belluno. Venendo a Nerviano ho fatto la conoscenza con il Gini, Mezzanzanica e Carletto, e ho sempre seguito le sue orme. Alla sua morte, lui anche prima di morire, mi pregava sempre: te Balladori sei l'unico che può sostituirmi. Purtroppo è morto e mi hanno eletto come presidente, anche se sono che vengo dal Veneto. Perché è l'unico partigiano, anche sul mio paese, nei cose sono rimasto io, perché non è che sia giovane, perché adesso ho 86 anni. Un testimone quindi del momento della liberazione per questa cosa che nel frattempo ha già percorso il primo giro, un tracciato di gara estremamente non difficoltoso, potremmo dire, piatto come è da tradizione qui a Nerviano, ma non per questo meno difficile. Spesso e volentieri proprio percorsi di questo tipo poi diventano più duri. Un tracciato che andrà a raggiungere le località di Parabiago, Casorezzo, Villa Pia, Villa Stanza e ovviamente Nerviano, un circuito di 16 km 300 da ripetere 7 volte e poi il gran finale tutto cittadino di chilometri 6 da ripetere 6 volte, un circuito che anche in passato è risultato determinante per il risultato sportivo di questa manifestazione. Una gara che, come abbiamo detto in precedenza, nasce nel 1947 e che si svolge nel territorio del Parco del Roccolo, un parco che la Regione Lombardia ha istituito proprio da queste parti, un parco che quest'oggi è particolarmente fiorito. Intanto abbiamo visto che si muove la corsa in testa al gruppo, si è avvantaggiato di qualche metro un atleta, ma andiamo in vera e propria cronaca, siamo con il numero 124 Elia Zanon della Potenziano che va a raggiungere Flavio Valsecchi, corridore contrassegnato dal numero di gara 39 e portacolori del Velo Club Mendrisio PL Valli.
una coppia, quindi al comando, ma con un vantaggio ridotto ai minimi termini, un vantaggio che viene subito riassorbito dal gruppo che transita così compatto sotto lo striscione d'arrivo posto in via Primo Maggio, laddove c'è la sede della trattamenti termici nervianesi della famiglia Pirovano, che con il suo capostipite papà Ernesto è riuscito a coinvolgere nella passione anche i due figli che lo assecondano nella conduzione di questa importante azienda che è leader nel settore del trattamento degli acciai. Una corsa che nei primi giri potrebbe sembrare monotona, nella realtà tutto questo accade perché la velocità è elevata e naturalmente è quasi impossibile uscire dal gruppo e cercare di portare a termine una fuga. Una gara che tendenzialmente ha sempre premiato grandi velocisti. Abbiamo detto che in precedenza, cioè l'anno scorso, ha vinto Edoardo Costanzi della Viris Maserati, oggi in gara con la maglia della Monviso Venezia, ed è proprio un suo compagno di squadra, vedete, che si muove nelle prime file del gruppo, un gruppo che è ancora compatto, è ancora una fase particolarmente interlocutoria, è proprio il caso di dirlo. Avete visto col numero 158 Daniele Mossini, atleta all'esordio in questa categoria del Team Idea, e poi con il numero 5 appunto della Monviso Venezia, un altro esordiente in categoria, Giuseppe Coppola. Insomma, i nuovi arrivi si fanno notare, del resto fa parte del gioco, è proprio il caso di dirlo, devono mettersi in mostra per far sì che i propri direttori sportivi, i propri tecnici prendano nota delle qualità di ognuno di loro. Molto pubblico in questa giornata di festa del 25 aprile sulle strade di Nerviano, e vedete che davanti si muovono soprattutto gli uomini del Team Idea, che sono guidati da Ruggero Borghi e da Marco Cannone, uomini che sono visionati, è proprio il caso di dirlo, dal massimo esponente di questa società, Pier Gaffui, uomo di grande esperienza e soprattutto di grande passione ciclistica. Con 74 avete visto un atleta della General Store, è uno degli atleti più veloci, Sebastiano Dal Cappello, ma attenzione, perché in testa alla corsa si è mosso un gruppetto che via via viene rinfortito da altri atleti. In pratica sono 8 uomini che a questo punto, dopo il congiungimento di Andrea Crema e Carmelo Forti della Viris Maserati, conducono la gara. Diciamo 8 uomini, con il numero 10 Alberto Nardin della Monviso Venezia, con il 124 Elia Zanon della Podenzano, poi con il 93 Luca Orlandi dell'Unione Ciclistica Pregnana, con il 43 è l'unico corridore nervianese dilettante Luca Ferrario, classe 91, in forza all'Unione Ciclistica Pregnana. Fanno parte del gruppo anche Flavio Valsecchi, l'abbiamo già visto in precedenza, del Veloclub Mendrisio, Andrea Rossini del Team Idea, Andrea Crema, lo abbiamo visto lì, eccolo con la maglia nero arancione del Team Nave de Ferroli, classe 1991, e poi anche Carmelo Foti della Viris Maserati e Andrea Rossini del Team Idea. Ma anche questo tentativo viene annullato, quindi nulla da fare per questi atleti che hanno cercato di forzare la corsa e che ora sono stati ripresi dal grosso del gruppo, nel cui interno abbiamo visto la maglia di campione lombardo. Con 112 Marco Peroni della FGM MI in Pianti va a chiedere alcune cose al proprio direttore sportivo, mentre in testa, vedete, si muovono ancora gli atleti del Team Idea. C'è grande movimento, insomma, corridori che tentano l'allungo, altri che
li rincorrono, nel caso specifico con il numero 34, questa è la volta di Vincenzo Santoro, classe 93, che gareggia per l'Acerone Rafi, una società piemontese, così come lo è la Monviso Venezia, del numero 5, che è numero che è praticamente indossato da Giuseppe Coppola, neo acquisto di Domenico Cavallo, che è il direttore sportivo della Monviso Venezia, società, ricordiamo, presieduta dal senatore Michelino Davico. In gara anche il nostro amico Fabio Alfonso Toro, classe 92, in maglia GB Junior, lo vediamo in quarta posizione in questa inquadratura del gruppo che è all'inseguimento a questo punto di Norman Falco, lo ricordiamo in pratica secondo classificato in questa gara nel corso del 2011 alle spalle di Marco Zanotti. Norman Falco è stato ripreso e a questo punto tenta l'avventura Matteo Grava, classe 87, gareggia per l'Unione Ciclistica Pregnana, società diretta da uno dei fratelli Saroni, società che partecipa alle gare più importanti dell'intero calendario pur avendo dei ragazzi giovani da portare avanti nel discorso ciclistico, una società soprattutto di grandi appassionati come il presidente Turrini, che vediamo sempre sulle strade, non solo lombarde. Termina anche l'avventura di Grava, del resto il vantaggio acquisito dai vari corridori che hanno tentato un'iniziativa fino a questo momento è sempre stato ridotto ai minimi termini e c'è ancora movimento in testa al gruppo. Un gruppetto si è diciamo avvantaggiato e altri tre stanno rientrando formando a questo punto una nuova iniziativa che potremmo dire interessante. Andiamo a vedere di chi si tratta con il numero 152, ancora una volta un atleta della Team Idea in primissimo piano con il numero 152, Davide Ballerini, poi abbiamo visto con il 56 Nacchi Attraversi della Viris Maserati, con il 43 il nervianese Ferrario, poi con il 133 Thierry Moret, corridore valdostano in forza alla piemontese Overall Cycling, con il 168 Redi Alilai, classe 89 albanese del team Namede Ferroli, poi con il 159 Alessandro Pettitti della team Idea, con il 186 Luca Sacchetti della Gerbi 1910, col 45 il già citato, in pratica colui che ha formato questo gruppetto, Matteo Grava, poi si susseguono ovviamente le immagini che ci mostrano i corridori che sono in fuga con il numero 10, avete visto un atleta della Monviso Venezia, Alberto Nardin, e poi via via tutti questi corridori a darsi il cambio. C'è anche il 119 Daniele Angelini, classe 89 della Podenzano, che va in questo momento a condurre il gruppetto. Insomma, un buon numero di atleti, mentre vedete questa immagine con i cavalli all'interno del parco della regione Lombardia, dicevamo un gruppetto con rappresentate tante società, e staremo a vedere alla fine cosa andrà ad accadere. Intanto avete visto Matteo Grava che con un segno molto significativo ha invitato gli atleti a darsi il cambio, a girare, e ha preso il suo posto con il numero 43, il suo compagno di squadra Luca Ferrario, entrambi sono infatti della Unione Ciclistica Pregnana. Vedete intanto col 159 Alessandro Pettiti, classe 90 del team Idea, molto attiva questa società quest'oggi nella gara
di Nerviano, sempre presente fino a questo momento in ogni tentativo di fuga. Il vantaggio è superiore ai 30 secondi, ma attenzione perché alle loro spalle si muove un intero gruppo sportivo, sono quelli della General Store Immobiliare Medlago, con l'86 abbiamo visto in testa Pietro Tedesco, poi Andrea Cortioli e Isaia Modena, mentre gli uomini della Team Idea per il momento stanno ad osservare, fanno fare tutto il lavoro dell'inseguimento appunto agli uomini della General Store. Il vantaggio ormai del gruppetto di testa è ridotto al minimo, mentre vedete lunga fila indiana a dimostrazione che di fatto la media, o meglio la velocità, è molto alta in questo momento. Ma parliamo un pochettino di questa società, la Unione Sportiva Nervianese Sezione Ciclismo, nata nel 1919, che è presieduta da Michele Mastro Simone. Nel frattempo le immagini ci mostrano un altro tentativo di due atleti della Team Idea. Abbiamo detto molto attivi questi corridori, hanno un vantaggio ridotto però ai minimi termini, e staremo a vedere cosa succederà da qui in avanti. Intanto, dicevamo, parliamo dell'Unione Sportiva Nervianese, che ha due veri e propri settori: uno dedicato ai cicloturisti e ai cicloamatori, una cinquantina sono gli iscritti, con il proprio campione sociale Marco Di Gregorio, e poi c'è il settore giovanile, che in un certo senso è diretto e seguito con grande passione dal presidente Michele Mastro Simone, e che vede a questo punto 7 atleti partecipare con la maglia dell'Unione Sportiva Nervianese. E nel frattempo le immagini ci mostrano chi sono i due del Team Idea che hanno tentato l'allungo, sono Kabir Lenzi, che si stacca in questo momento, e Fabio Gadda, classe 93, che continua nella sua azione pur sapendo che non avrà molto spazio dagli immediati inseguitori, che chiudono proprio in questo momento il tentativo appunto di Fabio. Una gruppetto ridotto ai minimi termini, vedete che Gadda è stato ripreso in questo momento e Kabir Lenzi lo accoglie alle sue spalle per farlo respirare. Oltre a Kabir Lenzi e Fabio Gadda, quindi in questo gruppetto, la presenza di Giuseppe Coppola, atleta al primo anno della Monviso Venezia con il numero 5, poi con il numero 81 Andrea Cordioli della General Store, con il 101 Matteo Marcolin della Cycling Team Friuli, lo riconoscete con la maglia completamente bianca, poi Flavio Valsecchi, anche lui uno dei principali protagonisti di questa giornata nervianese, gareggia per la Mendisio PL Valli, ed Edoardo Migali con il numero 48 della Pregnana. Non possiamo dimenticarci anche della presenza in questo gruppetto di Norman Falco, ricordiamolo, abbiamo già detto in precedenza, ma è giusto ricordarlo, seconda nell'edizione del 2011, eccolo inquadrato, lui è del gruppo sportivo Fly Cycling Team. Come avete potuto notare, non c'è un momento di pausa per questa corsa, e che va quindi a confermare quello che abbiamo detto in precedenza, e cioè che non conta che la gara sia pianeggiante, dipende come ovviamente viene affrontata dagli atleti, e le immagini ci hanno sempre mostrato grande attività, grande volontà da parte di alcuni corridori iscritti di fare la corsa, rapporti lunghi, velocità elevata e naturalmente anche l'impegno da parte di chi invece deve inseguire per chiudere i buchi. Molto attivo con il numero 81 Andrea Cordioli, classe 92 della General Store, vedete che però c'è un parlottio in testa da parte di Matteo Marcolin, che ne ha approfittato di questa situazione favorevole per raccogliere anche una borraccia da un proprio accompagnatore. Kiss
siamo. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. Il prodotto. La ricerca e lo sviluppo, il continuo perfezionamento con il controllo di qualità in ogni singola fase di lavoro e di molteplici test sui capi prodotti garantiscono un livello qualitativo elevato. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. Siamo transitati in via Primo Maggio, laddove è posto il traguardo finale. Ricordiamo, stiamo osservando la 67esima Coppa Caduti Nervianesi, 16esimo Gran Premio Trattamenti Termici Nervianesi, una gara che si misura sulla distanza di 150 km a cui stanno prendendo parte ben 146 atleti. In fuga un gruppetto, ma alle loro spalle c'è già qualcuno naturalmente che si muove, che vuole cercare di raggiungere la testa della corsa, che per il momento transita proprio in Piazza della Libertà, laddove prima di partire due atleti hanno deposto un mazzo di fiori, un vaso di fiori a ricordo dei caduti appunto nervianesi a cui è dedicata questa gara. Assemblamento di vetture di direttori sportivi in questo particolare tratto di corsa. Beh, si cominciano a dare i consigli. Ricordiamo che i corridori non possono avere le radioline, quindi devono ascoltare i consigli dai propri tecnici solo a viva voce al loro passaggio davanti alle postazioni. Una gruppetta, abbiamo detto, molto interessante, vedete Norman Falco sempre molto molto attivo in testa al gruppetto che transita su uno dei ponti del Naviglio che caratterizzano questa zona. Si è staccato Edoardo Migali della Pregnana e sono entrati a far parte del gruppetto di testa Ivan Balikin della Podenzano e Riccardo Lentisco della Carmioro, così abbiamo potuto verificare nel passaggio veloce sul ponte del Naviglio. Ma si è aggiunto a questo gruppetto anche Marco Amicabile della Viris Maserati, gruppetto che viene incitato a gran voce da Andrea Cordioli, forse il più interessato affinché questa fuga vada in porto. E nel frattempo vedete che ora andremo ad inquadrare colui che ha recentemente conquistato la vittoria nella Milano Tortona e ci è passato proprio sotto il nostro obiettivo anche il secondo classificato Ivan Balikin, mentre il vincitore è l'atleta che vedete inquadrato in questo momento della Viris Maserati, che risponde al nome di Marco Amicabile, atleta che ha sofferto per un'intera stagione i postumi di una rovinosa caduta all'inizio della stagione dello scorso anno. E attenzione, perché qui stiamo osservando il gruppo inseguitore. In testa abbiamo notato la sagoma di Matteo Mammini della Cerone Raffi, ex campione italiano a cronometro. Poi abbiamo visto Marco Cofinardi del team Idea, Alessandro Petiti sempre di questa squadra, con il numero 7 Marco Felisetti della Monviso Venezia, mentre con il 30 abbiamo potuto notare Nicola Genovese della Cerone e con l'84 Isaia Modena della General Store Medlago e Alessandro Botta con la maglia nera della Carmioro NGC Pull Cantù, classe 1994, attenta quindi al primo anno nella categoria. Questo è quello che resta del gruppo principale, o meglio
il gruppo si è diviso in due tronconi e questa è la parte prima e inseguitrice della testa della corsa. Con il numero 26 avete visto Matteo Mammini che si è appoggiato alla macchina del cambio ruote per prendere una bottiglia d'acqua, ma di nuovo le immagini ci mostrano la testa della corsa, dove si sta facendo luce anche Giorgio Bocchiola della Colpa classe 89. Ecco Ivan Balikin, abbiamo detto secondo classificato al Milano Tortona, atleta che poi pochi giorni dopo ha conquistato una vittoria, e quindi un atleta di primissimo piano che bisogna guardare con molta attenzione. Vedete il gruppetto di testa con Bocchiola che fa un rifornimento di panini, ha bisogno di alimentarsi, ed il gruppo, o meglio la prima parte del gruppo, che è distanziato di pochi secondi. E poi ecco invece il grosso condotto delle maglie della Gavardo e della Palazzago Fenice, una corsa quindi che comincia a farsi pesante per gli atleti. Vedete che alcuni hanno già tirato i remi in barca proprio quando mancano 36 chilometri alla conclusione. Le carte si sono rimescolate, inizia da questo momento il giro cittadino, 6 giri di 6 chilometri cada uno, quindi tutto si decide come al solito negli ultimi chilometri di corsa. Rettilineo d'arrivo posto davanti allo stabilimento in via Primo Maggio della Trattamenti Termici Nervianesi, main sponsor di questa manifestazione della famiglia Piovano. E siamo appunto a visionare quello che sono i premi principali, la Coppa Caduti Nervianesi e la targa comprendente la medaglia d'oro su Agata della AMPI, Associazione Nazionale Partigiani in Italia di Nerviano, che è giusto ricordarlo nel 1947 diede il via a questa importante manifestazione. Siamo ormai negli ultimi chilometri di gara, il circuito cittadino da sempre ha caratterizzato con grande dinamicità la parte terminale di questa corsa, che passa anche davanti a luoghi particolarmente cari alla cittadinanza di Nerviano e di Parabiago, comune limitrofo che viene più volte ripercorso dalla gara. Vedete la velocità aumentata, si cerca di fare il vuoto, si mettono in crisi quelli forse più stanchi nell'ambito della corsa, e qui vedete anche le nostre vecchie conoscenze Omar Piscina e Leonardo Pirro, i numeri uno, è proprio il caso di dirlo, della Viris di Vigevano, che purtroppo non hanno potuto portare il loro Nicolò Bonifazio, l'atleta che seppur giovane sta dando grande soddisfazione alla team pavese. Un primo piano del figlio di Giuseppe Saroni, anche lui in giro sulle strade della 67esima Coppa Caduti Nervianesi, 16esimo Gran Premio Trattamenti Termici Nervianesi, ad osservare cosa possono fare i suoi ex compagni, è il caso di dirlo, di gara. Anche lui naturalmente ha corso tra i dilettanti ed è passato anche professionista. Intanto avete visto il giudice in moto guidata da Barlocco, il signor Maurizio Bertani, uno dei più attenti giudici che seguono costantemente le principali gare del calendario nazionale. Qui andiamo ad osservare ancora in pratica un movimento di atleti che cercano la soluzione col 140 Giorgio Bocchiola della Colpac, poi con il 101 Matteo Marcolin della Cycling Friuli, con l'81 Andrea Cordioli, con l'84 Isaia Modena della General Store entrambi, e poi vediamo col numero 8 anche Nicolo Lavazza, classe 93 della Moviso a Venezia. Una soluzione di forza quando mancano ormai pochi chilometri alla conclusione. Vediamo che stanno cercando di chiudere il buco quattro atleti, sono davanti col 59 Marco Amicabile della Viris Maserati, con 145
Davide Orrico della Colpack, poi Piero Tedesco della General Store e Matteo Grava con il numero 45 della Pregnana, che abbiamo già visto in precedenza protagonista in alcune fasi di corsa. Insomma, come abbiamo detto, in questo finale di gara c'è veramente di che essere pronti a tutto. Tanto è vero che dopo l'ennesimo ricongiungimento è la volta di Gianfranco Ziglioli della Colpa, che in compagnia di Andrea Cordioli della General Store Medlago, ma nulla da fare, vedete, sono di nuovo insieme, c'è un allungo di Orrico, abbiamo visto, e Radio Corsa ci comunica che di fatto si sono avvantaggiati di qualche metro cinque atleti, tra cui Grazian, Pettitti, Lavazza, Tedesco ed Orrico. Siamo sotto lo striscione dell'arrivo, molto pubblico presente, abbiamo riconosciuto anche l'assessore dello sport e il sindaco del comune di Nerviano, ed ora non rimane altro che attendere la volata, una volata che è a ranghi ristretti ed è un testa a testa tra Tedesco e Orrico davanti a Lavazza, Pettitti e Grazian. A 10 secondi è volata per il sesto posto a favore di Luca Sacchetti della Gerbi davanti a Giorgio Burchiolla, Ivan Balikin, Marco Fusaz e Fabio Gatta. Ma andiamo a rivedere l'arrivo al rallentatore tra i due contendenti la vittoria. Abbiamo detto Davide Orrico e Pietro Tedesco. Potrei aver vinto di pochissimo. Devo ringraziare la squadra che oggi mi ha aiutato. Eravamo nella fuga giusta, sapevo che qui arrivava molto spesso, arriva in gruppo ristretto, ci abbiamo creduto fino alla fine e grazie, ringrazio ancora la squadra che mi ha sempre sostenuto anche se sono l'ultimo anno elite, ma grazie a tutti, sponsor e tutti. Una squadra la vostra che è sempre stata in ogni fuga, quindi un controllo totale della corsa. Sì, appunto, eravamo sempre in fuga, abbiamo fatto un unico sbaglio, abbiamo chiuso subito, dopo abbiamo ripreso in mano la situazione e siamo stati grandi, non ho parole. Invece le parole l'ha avuto il giudice d'arrivo, l'amico Gui, che ha stabilito dopo aver visionato il photo finish che ha assegnato la vittoria al portacolore del Team Colpack, Davide Orrico, sorridente sul palco. Seconda vittoria stagionale, è la prima volta che riesco a fare il bis da quando sono passato all'Under 23, ormai sono vecchio, sono un elite, però è sempre bellissimo alzare le braccia al cielo. Quest'anno è già la seconda, è un periodo splendido, grazie Antonio, grazie al presidente, a Gianluca Rossella, quest'anno ho ritrovato la serenità. Ho trovato una ragazza che mi sa comprendere, sono veramente sereno, non penso a nient'altro che alla bici e star bene a casa, far la vita a corridore, la serenità, devo dire che è veramente tutto. Ho ritrovato voglia di allenarmi, voglia di andare forte come quando ero più piccolo e quest'anno voglio che sia il mio anno. Signor Colleoni, più che mai felice, una Colpack che è sempre stata protagonista in ogni gara, quest'anno forse un po' sfortunata, non tutte le vittorie che dovevate conquistare le avete poi conquistate, oggi comunque qui a Nerviano un'altra splendida vittoria da mettere nel vostro paniere. Ma sicuramente ci sono mancate qualche vittoria, perché ci sono tanti secondi posti, perché ormai solo Villena ne ha fatti 4-5 secondi posti, con Orrico ormai è un ragazzo che sta al momento sta pedalando bene, l'ha dimostrato in altre occasioni, poi l'abbiamo visto anche oggi che ci sta così, dai. Marco Pirovano, titolare, amministratore delegato della Trattamenti Termici Nervianesi, da 16 anni a fianco della Nervianese Ciclismo, per organizzare una corsa che si è conclusa nel migliore dei modi, con un arrivo incerto, quindi ancora più spettacolo allo spettacolo già dato in tutta la giornata. Sì, abbiamo visto che la partecipazione è cospicua, quindi questo è il primo risultato importante che vogliamo conseguire per avere la maggior parte di ragazzi che partecipano. Giornata stupenda, il vincitore mi sembra un bravissimo ragazzo come ho parlato, e quindi gli auguriamo che poi sia una delle tante che farà, insomma.
Una corsa che come sempre attrae qui davanti alla vostra azienda tanti tanti cittadini di Nerviano, quindi vuol dire che più che mai la nervianese, la TTN e il ciclismo tutto è sempre ben atteso qui in questa località. Ma il fatto che poi sia abbinata la festa della liberazione, che comunque i nervianesi penso che la sentano veramente in profondità questa festa, aiuta. In più la TTN chiaramente è un'azienda importante del territorio e il fatto di continuare a sponsorizzare la corsa significa che comunque alla fine è ancora più radicata nel territorio, sempre meglio. Papà Pirovano qui come turista, comunque sorridente e felice di questa giornata di sport che si è consumata di fronte all'attrattamento Termini Nervianesi. Sì, una grandissima giornata, molto pubblico, una corsa bellissima, come la tradizione, tutto bene, che finisce bene insomma. Enrico Cozzi, ci avevamo sentiti questa mattina in piazza, adesso siamo alla fase conclusiva, la premiazione di una gara che è stata molto combattuta, molto pubblico e poi questo finale un po' particolare con due corridori che i giudici per assegnare la vittoria hanno dovuto controllare bene il photo finish. Sì, una bella gara, sicuramente una competizione estremamente interessante, nonostante il circuito sia sostanzialmente piatto, però insomma abbiamo dimostrato ancora una volta di avere una manifestazione qui veramente importante, veramente bella e estremamente combattuta. Una sintesi veramente chiara quella del sindaco Enrico Cozzi, che in poche parole ha decifrato tutto quello che è avvenuto nella corsa. Corsa combattuta, corsa bella, corsa prestigiosa, che ha visto sul gradino più alto del podio un ragazzo che si merita sicuramente tanti successi. A premiarlo in questo caso è Giuseppe Balladori, ricordiamolo, presidente dell'AMPI di Nerviano, seguito da Marco Pirovano in rappresentanza del Trattamenti Termici Nervianesi e poi da un familiare di Mario Sartori, che viene ricordato ogni anno con una prestigiosa targa. Insomma, una premiazione che sta andando alla conclusione, ci sono premi ovviamente anche per il secondo arrivato e per il terzo e poi, perché no, anche per tutti i primi 10 classificati. Si alternano alla premiazione vari dirigenti della Nervianese, ma la coppa, il premio più importante è quello della Coppa Caduti Nervianesi, 16° Gran Premio Trattamenti Termici Nervianesi. Foto di gruppo con dirigenti, assessori e naturalmente sponsor di questa manifestazione che va negli archivi con la vittoria di Davide Orrico. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy.